Oggi è stata la inaugurazione, dopo 9 anni di assenza del maschile siamo tornati finalmente a competere in una categoria molto importante, una serie C maschile. Abbiamo perso 3-1, abbiamo perso con una grande squadra che anni che lotta, ha fatto anche la serie B e noi abbiamo perso, è un'esperienza positiva. Devo dire anche che siamo confortati di questa sera di avere la tribuna piena. Veramente sono orgoglioso di questa società, di questo pubblico. Devo dire grazie anche a voi che ci date una mano, voi giornalisti, voi operatori, che ci aiutate nella nostra situazione del comune limitrofo a pubblicizzare la nostra città. Ricordo che abbiamo tra tutte 205 persone, atleti tra maschi e femmine. Abbiamo 40 persone tra dirigenti e allenatori. La nostra è una famiglia grossa e numerosa. Devo dire, mi auguro, non voglio toccare la politica, però devo dire, mi auguro che il Comune San Gigliano torni presto in auge, perché se non abbiamo il nostro piccolo contributo, a Natale siamo costretti a chiudere baracca a Burattini. Io non voglio arrivare a questo. Mi appello alla cittadinanza, all'amministrazione comunale, a tutti gli sportivi, aiutiamo le società sportive, perché noi togliamo i vostri figli, i vostri nipoti dalle strade. E sappiate quanti sacrifici facciamo, quanto tempo rubiamo alle nostre famiglie per tenere a bada i vostri nipoti e i vostri figli. Pertanto, chi può, ci dia una mano.